Teramo con il 3-4-3, confermati gli 11 di Padova con Ilari e Graziano a centrocampo, Gondò, Bacio, Terracino e San Domenico davanti, dietro confermato Bilillo, in porta va Bifulco, 4-4-1-1 invece per il Sant'Arcangio di Calasin, modulo più prudente, minuto di raccoglimento ovviamente del Bonolis in ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso esattamente una settimana fa. Primo tempo che il Teramo gioca molto meglio rispetto a quanto poi non farà nella ripresa, reclamando anche su un contatto in area di rigore che però le immagini non forniscono. C'è questa occasione per il Sant'Arcangelo con la conclusione di Dalla Bona, che però non c'entra lo specchio della porta. Sempre Sant'Arcangelo con Semedo e Bifulco, che in due tempi riesce a disinnescare la battuta violenta del giocatore del Sant'Arcangelo, ma nonostante quello che si verrà, il Teramo gioca un buon primo tempo con alcuni spunti, anche se poi c'è questo gol annullato per posizione per fallo in attacco numero 21 Sirignano nei confronti di Milillo, che poi l'assist di Sirignano troverà il gol del compagno di squadra. Il Teramo si fa vedere con Bacio Terracino, pallone sul destro in area di rigore parato da Bastianone, e questa è la punizione di San Domenico al 38esimo, parabola arcuata che scende e forse sorprende Bastianone, palla sulla traversa e nulla di fatto. Occasione al 42esimo, colossale per Graziano, altro calcio di punizione di San Domenico, deviato dalla barriera, colpo di testa fuori misura proprio di Graziano da pochi passi. Qui siamo già nella ripresa con Semedo che prova la conclusione, nulla da temere per Bifulco. Al 70esimo c'è questo calcio d'angolo per il Teramo con Bastianoni che allontana, e poi Bacio Terracino che sparacchia altissimo sopra la traversa proprio del portiere ex Varese. Nel frattempo sono entrati anche Varas e Tulli. Questa è l'occasione più ghiotta per il Teramo, se così possiamo chiamarla. 74esimo, punizione di Ventola che sfiora l'incrocio dei pali, e poi al 96esimo si chiude di fatto la partita con un secondo tempo che sicuramente non passerà ai posteri come uno dei più belli visti al Bonolis. Teramo Sant'Arcangelo finisce 0-0.